Eccoci qua. Spero si veda. Allora, ciao, buonasera a tutti. Cercherò di andare abbastanza veloce per non farvi arrivare troppo tardi a cena, ma spero soprattutto di non annoiarvi. Stasera vi parlo di Fastify, questo talk, diciamo, nasce da un'esigenza. Fastify è nato nel 2016. Ha fatto un sacco di strada da allora, e specialmente nell'ultimo anno ho iniziato a vedere parecchi tutorial e video creati dalla community, cosa che fa sempre molto molto piacere. Ma nonostante questo, ogni tanto qualche tutorial vedo, insomma, qualche pattern che non mi fa proprio impazzire, o nelle issue ci arriva qualche domanda che noi pensiamo sia chiara la risposta, ma evidentemente non lo è abbastanza. Quindi l'idea di questo talk è di dare per i neofiti, darvi tutto quello che vi serve sapere su Fastify. Invece, per quelli un pochino più esperti, spero di darvi qualche informazione che magari vi è sfuggita o qualche, non so, qualche trucchetto in più. Allora, chi sono io e perché sono qua a raccontarvi queste cose? Super velocemente, sono Thomas, l'ha già detto Matteo, lavoro come senior software engineer dell'Elastic, la compagnia dietro dell'Elasticsearch, Kibana, Beats, Logstash e svariati altri prodotti che ovviamente consiglio caldamente l'uso. Nel mio tempo libero sono uno dei lead maintainer di Fastify. Oltre a Fastify mantengo anche svariate altre librerie su GitHub. Una di queste è FastJS Stringify, che è anche un componente Fastify. FindMyWay, che è il router di Fastify, e di Restify, il framework di Netflix. Quindi ogni volta che utilizzate Netflix c'è un mio piccolo pezzettino di codice che viene eseguito. E no, non mi hanno dato un account, sfortunatamente, ma cioè, però almeno hanno contribuito all'indietro. E infine mantengo la libreria per interagire con Elasticsearch in Node. Quindi anche se avete qualsiasi domanda a riguardo, chiedete pure. Allora, che cos'è Fastify? Fastify è un web framework per Node, ed è principalmente focalizzato a fornire la miglior esperienza di sviluppo possibile senza sacrificare le performance, da cui il nome. Già vi avverto, piccolo disclaimer, non sono assolutamente bravo, né io né nessun altro nel team sono assolutamente bravi a dare nomi alle cose, quindi come immaginate, il framework è veloce, beh, lo chiamiamo Fastify, ma purtroppo non siamo caduti in questa trappola solo una volta, anzi. Allora, la prima cosa che fate con un framework qual è? Creare un server, quindi iniziamo a farlo subito. Altro disclaimer, tutto il codice che vedrete questa sera è scritto su Node 14, funziona anche su con le ultime rilasci di Node 12, utilizza gli ES modules, giusto per provare un attimino le cose, diciamo, nuove, e tutto quello che vedete comunque funziona tranquillamente anche con CommonJS, quindi il classico require e module.export. Qua cosa stiamo facendo? Importiamo il costruttore di Fastify, creiamo una nuova stanza e ascoltiamo su una porta. Adesso noi apriamo una nuova finestra nel nostro terminale, inviamo una richiesta HTTP a localhost 3000 e quello che ci torna indietro, come ci si potrebbe aspettare, è un 404, perché giustamente, faccio rivedere il codice, non abbiamo dichiarato nessuna rotta, abbiamo solo creato un server, ci siamo messi in ascolto su una porta. Una cosa che vi faccio notare subito, che penso sia importante parlarne, è che Fastify cerca di rispettare in maniera più stretta possibile lo standard HTTP. Sembrerà una cavolata da dire, ma vi assicuro che se iniziate a guardare un pochino i vari altri framework che ci sono in giro nella community, è molto facile trovare delle cose che non rispettano lo spec di HTTP. Quindi qua, per esempio, stiamo tenendo indietro una risposta con JSON, quindi abbiamo la content type settato, la content length settata, date, connection, lo status code, eccetera, eccetera. Quindi, prossimo passaggio, la nostra prima rotta. Per dichiarare una rotta in Fastify ci sono due modi che vedremo in un attimo. Ma prima di tutto, come vedete qua, abbiamo lo stesso codice replicato a sinistra e a destra nello schermo. A sinistra abbiamo una versione con async await, quindi con le promise, mentre a destra abbiamo la versione con le callbacks. Fastify supporta sia async await e promise che callbacks senza nessun tipo di configurazione da parte vostra. Non è come ad esempio Express dove dovete aggiungere qualche accrocchio per supportare le rotte async o HAPI che invece supporta solo async await dalla versione 17, credo. Qua noi supportiamo entrambe, quindi scegliete il vostro veleno, quello che utilizzate funziona tranquillamente allo stesso identico modo in Fastify. Siccome, come dicevo, vogliamo utilizzare le cose nuove e più fancy, lavoreremo tutto per il resto della serata
Sync Await. Dicevo, per dichiarare una rotta ci sono due metodi. Quello che chiamiamo la shorthand declaration, che essenzialmente è come si dichiarano le rotte in Express, per chi è abituato. Quindi qua abbiamo fastify.get rotta e poi il handler. Oppure la full declaration, che è essenzialmente come si dichiara una rotta in Fastify. Tutte le shorthand non sono altro che piccoli wrapper attorno a questo metodo, che è un pochino più verboso, un po' più chiaro a mio giudizio, ma anche qui ognuno può scegliere quello che preferisce. Entrambi funzionano allo stesso modo, nessuno ha dei benefici, nessuno ha dei contro, insomma. Adesso inviamo nuovamente una richiesta sulla rotta root e come vediamo abbiamo indietro il nostro JSON Hello World che abbiamo creato poco fa. Una piccola nota qua, come vedete nel nostro esempio non abbiamo configurato nessuna parte che il nostro server riceverà o invierà JSON oppure TextPlain e via dicendo. Questo perché? Perché siccome TextPlain e JSON, Application JSON, sono i due content type più utilizzati in assoluto, Fastify li supporta out of the box di default. Mentre ogni altro content type deve avere qualche piccola configurazione per farlo funzionare. Quindi qua, come vedete, voi tornate semplicemente un oggetto Hello World e lui, il vostro client, riceverà la stringa JSON, come ci si potrebbe aspettare, con tutti gli header settati e via dicendo. Altre cose che potete fare quando dichiarate una rotta, ovviamente, è dichiarare una rotta parametrica, il modo per farlo è con i due punti prima del parametro, poi potete accedervi scrivendo request.params.name. Potete ovviamente, questo qui scusatemi, è l'esempio, qua inviamo una richiesta a Hello Thomas e nella risposta avremo come text plain per l'appunto Thomas. Potete ovviamente anche dichiarare le wildcard, a cui poi accederete facendo params di wildcard. E queste qui funzionano allo stesso modo che qualsiasi altro web framework. Quindi qua inviamo public style login e riceviamo indietro style login. Un'altra cosa interessante che abbiamo implementato in Fastify è tracciare una riga molto netta su come si deve comportare il framework. Quindi il framework non, diciamo, non vi tirerà mai un numero. Nel senso che quando voi scrivete il codice e state facendo qualcosa che va in contraddizione con qualcos'altro che avete scritto, Fastify tira l'eccezione, si pianterà e non avvierà nemmeno il server e vi dirà: guarda che qui stai facendo una cosa che non va bene. Questa cosa qui sembra scontata, ma non accade sempre. Anzi, sono addirittura certi framework che se voi dichiarate due volte la stessa rotta, a posto, prendono in considerazione l'ultima e siamo tutti amici come prima. Quindi Fastify come si fa a dichiarare due volte la stessa rotta? Mettiamo che avete questa esigenza per un motivo qualsiasi. Qui ad esempio stiamo dichiarando la rotta sempre root che torna a Hello World e poi di nuovo la rotta root che invece torna a Ciao Mondo. Lo potete fare dichiarando nella configurazione della rotta la chiave version. Aggiungendo la chiave version, in questo esempio 100200, a questo punto Fastify accetterà che voi avete inserito due rotte. Quando verranno inviate le richieste, l'algoritmo di routing deciderà quale delle due far rispondere in base a come avete inviato la richiesta. Di default questa decisione viene presa leggendo l'header accept version, può essere configurato ovviamente. Quindi qua vediamo il primissimo esempio, inviamo la Localhost 3000 con accept version 100 ci torna Hello World, se inviamo 200 ci torna Ciao Mondo, se inviamo una versione non supportata 300 abbiamo giustamente un not found, possiamo anche inviare un semban range, quindi 1.x ci ritorna alla 1, 2.1.x ci torna not found perché non abbiamo dichiarato solo 200, 2.1 non esiste. E se invece non viene configurato affatto l'header accept version, come ci si può aspettare, torna indietro un 404. Questo perché, come vi dicevo, il framework punta a essere predictable all'ennesima potenza. Deve essere assolutamente chiaro cosa fa. Se voi non configurate una cosa, quella cosa non succede. Un'altra funzionalità divertente che fornisce il router di Fastify, che potrebbe non essere utile a tutti, ma è buono sapersi che esista, è il case sensitive. Di default tutte le rotte sono case sensitive, quindi in questo esempio io sto dichiarando la rotta user e poi c'è il parametro username. Se invio una richiesta con user scritto tutto in maiuscolo, beccherò indietro un 404. I nostri amici di Netflix avevano questo problema dove evidentemente qualche loro dispositivo invia tutto in uppercase. Vai tu a sapere il motivo. E quindi ci hanno inviato questa bellissima feature che ci permette di rendere i router case insensitive.
Vediamo un esempio, noi mettiamo case sensitive a false, invio user Thomas tutto in minuscolo, ricevo Thomas, user Thomas tutto in maiuscolo, ricevo comunque Thomas, che invece se avessi, come dicevo, settato case sensitive a true, che è il default, avrei ricevuto un 404. Cosa assolutamente fantastica di questa feature è che il costo a runtime per supportare questa funzionalità è praticamente zero, che voi avete case sensitive attivato o disattivato. La differenza in performance praticamente non è percettibile. Il prossimo argomento di cui invece vi voglio parlare, un argomento a cui tengo moltissimo ed è assolutamente importante, è il Fastify. Pensiamo sia una cosa assoluta, anche è necessario che ogni applicazione abbia, e quindi abbiamo deciso di fornirlo come first class citizen del framework, che è la data validation. Allora, ovviamente il mantra è sempre never trust the external input, quindi qualsiasi cosa che arriva dal mondo esterno, non fidatevi. È sicuramente qualcuno che vi sta cercando di fregare. Quindi, come vi aiuta un Fastify a risolvere questo problema? Con i JSON schema. I JSON schema è un formato, uno standard, che essenzialmente vi permette di specificare la forma che deve avere un oggetto in JSON. In questo esempio, in Fastify, come si fa? Sempre nella configurazione rotta, dichiarate una chiave schema. E i figli della chiave schema saranno le proprietà che volete validare, ad esempio il body nel nostro caso. E qua diciamo il body, ok, deve essere un oggetto, deve avere una proprietà che si chiama name di tipo stringa, non deve avere proprietà addizionali e name è obbligatorio. Quindi vediamo cosa succede se adesso inviamo una richiesta. Nel primo caso stiamo inviando name Thomas, quindi una cosa che è corretto che venga inviata e ci sarà indietro la risposta hello Thomas. Se invece inviamo il classico foobar, ci riceviamo dietro un 400 generato automaticamente da Fastify, che quindi dice bad request, e nel messaggio si dice anche cos'è che è andato storto nella richiesta. Il problema qual è qui? È che scrivere JSON schema, qui ovviamente è piccolo, per cui non è un grosso problema, ma quando iniziate ad avere delle definizioni molto grandi è terribile, un'esperienza di sviluppo terrificante, ve lo assicuro, perché avete una montagna di graffe, virgolette, puntini, cccc, cococona, quantità di roba da seguire enorme. Ad esempio qua già la cosa che mi fa uscire di testa è il fatto che io definisco name dentro a properties, ma dico che è required da tutt'altra parte. Quindi immaginatevi avere una definizione di 120 righe e voi già non riuscite più a capire cosa sta succedendo, non mi sta nemmeno nello schermo. Quindi per arginare questo problema abbiamo scritto una libreria che si chiama Fluent JSON Schema, che fa esattamente quello che dice il nome. Come dicevo, non siamo bravi a dare nomi alle cose. Essenzialmente vi permette, crea un API Fluent per scrivere dei JSON Schema. Quindi qua, allo stesso modo che facevamo prima, diciamo che il body deve essere un oggetto senza proprietà addizionali, ha una sola proprietà che si chiama name, che deve essere una stringa ed è obbligatoria. That's it. Facile da leggere, facile interpretare, c'è l'autocompletion, task support, tutto quello che volete. Non cambia assolutamente nulla in termini di funzionalità, infatti se noi rinviamo nuovamente le richieste come abbiamo fatto prima, otteniamo le stesse risposte che avremmo avuto con il JSON schema classico. Restando in argomento JSON schema, un'altra cosa su cui abbiamo lavorato. Poi, se ci sarà tempo, ma in caso al prossimo meetup Roma JS, che spero sarà di persona, vi racconto un pochino più la storia. Parliamo di serializzazione. Un altro argomento molto importante, spesso non considerato, è la serializzazione. Voi fate qualcosa nel vostro backend, state preparando dei dati, soprattutto prendeteli, serializzate e li inviate dietro all'utente. Qual è il problema? JSON Stringify a posto. Ok, no, sì, è vero, basta fare JSON Stringify, ma JSON Stringify è tremendamente, dannatamente lento per una lunga serie di motivi che vi risparmio vista l'ora. Per risolvere questo problema, che poi anche alla lontana come è nato l'idea di Fastify, abbiamo scritto una libreria, e qui di nuovo scusate per il nome, Fast JSON Stringify, che come potete immaginare quello che fa è serializza velocemente, più velocemente del JSON Stringify nativo i JSON. Come funziona? Sempre con i JSON schema. Voi importate il costruttore, gli passate un JSON schema, in questo caso diciamo che vogliamo serializzare un oggetto che avrà tre proprietà, first name, last name, age, i primi due sono stringhe, il terzo un intero. Il costruttore ci tornerà un'altra funzione a cui passeremo effettivamente l'oggetto da serializzare. Il risultato sarà che nel peggiore dei casi la serializzazione sarà 2-3 volte più veloce di JSON Stringify e nel migliore dei casi, base a quanto è grande l'oggetto, quanto è innestato e via dicendo, potrà essere fino a 4-5 volte più veloce.
Poi sembrerà poco, dici, boh, prima impiegavo 5 millisecondi, se ne impiego 3, insomma, sopravvivo comunque. È vero, però quando voi iniziate ad avere un server sotto veramente molto, molto stress, quei 2 millisecondi risparmiati per ogni richiesta, aggiunti alla validazione più performante e tante altre piccole cose che fate, vi hanno fatto risparmiare un secondo, che significa, non so, altre 1.000 richieste. Per cui, insomma, non buttiamo via niente. Come si fa quindi a configurare questa serializzazione performante, il Fastify, allo stesso modo con cui avete dichiarato la validazione? Dentro schema voi definite una chiave response, dite lo status code, perché ovviamente ci sono, possono esserci più status code per ogni rotta, e dite a Fastify, guarda, questa rotta con status code 200 tornerà indietro un oggetto con una sola chiave hello di tipo stringa. E a questo punto, come per magia, la vostra rotta serializzerà le vostre risposte 2, 3, 4 volte più velocemente. Il prossimo quest'altra funzionalità, che è, diciamo, è un side effect di utilizzare Fastjs Stringify, che però quando l'abbiamo scoperto abbiamo detto, cavolo, che figata, forse probabilmente è ancora più interessante questa feature rispetto al fatto che sia molto performante. Mettiamo che voi avete un caso dove un utente vi chiede dei dati, voi andate sul database, li pescate, ma dovete tornare indietro solo un set di questi dati, quindi non tutti, diciamo metà di questi dati. Come fate? O create un nuovo oggetto solo con le chiavi che vi servono, va bene, funziona, però occupate potenzialmente almeno metà in più della memoria. Oppure che utilizzate delete per cancellare tutte le chiavi che non volete che vengano viste all'utente. Funziona ugualmente, ma il vostro codice sarà pesantemente deottimizzato perché delete ha questa brutta conseguenza. Se invece voi utilizzate Fastjs Stringify e definite nello schema solo le proprietà che l'utente deve ricevere, voi potete prendere questo oggetto che avete pescato dal database, lo tornate direttamente indietro all'utente e lui vedrà solo le chiavi che voi avete definito nello schema. Quindi in questo caso lui riverrà solo first name, ma non last name. E tutto questo a costo zero, anzi, addirittura più veloce di quanto fareste facendo il classico JSON Stringify, perché per come funziona internamente JSON Stringify, essenzialmente lui crea una funzione che è specializzata a ottimizzare esattamente quel tipo di oggetto. Se voi aggiungete cose in più nell'oggetto, non saprà cosa farci e quindi le scarta. Il prossimo argomento altrettanto importante sono gli hooks, che essenzialmente è il meccanismo che Fastjs fornisce per interagire con request e response lifecycle. Cosa significa? Se voi state utilizzando Express, dovete dire, ah, ogni volta che mi arriva una richiesta, esegui questa cosa. Ogni volta che ho terminato di inviare una risposta, esegui quest'altra cosa. O lo fate anche in Happy. Sì, ci sono modi per farlo, siamo tutti d'accordo, ma non sono né particolarmente piacevoli da usare, né particolarmente performanti per una lunga serie di motivi. Fastify quindi ha voluto risolvere questo problema alla radice e il framework stesso espone degli hooks, quindi dei ganci in italiano, per poter eseguire del codice in momenti molto precisi durante il lifecycle della vostra applicazione. Questi hook, adesso ve li faccio vedere, sono i seguenti. Allora, ogni volta che ci arriva una richiesta, avviene il routing, viene istanziato il logger e abbiamo subito il primo hook, che è on request. Dopodiché c'è preparsing, subito dopo, e subito dopo il preparsing c'è l'effettivo parsing del body, poi abbiamo il pre-validation, che come potete immaginare è lanciato prima della validazione, poi il pre-handler, che viene lanciato prima dell'esecuzione del vostro handler della rotta. Dopodiché la vostra rotta o chiamerà reply o farà return del body, verrà chiamato pre-serialization, pre-serializzazione, on send prima di inviare, e infine on response, che verrà chiamato per ultimo ultimo. Quindi, ok, tutto bello, ma com'è che si crea un hook? C'è una API, sì, sola per fare questa cosa, che chiama AddHook. Anche questa funziona sia con Async Await che con le callbacks, vostra scelta quale utilizzare. La sintassi è che il primo parametro è il nome del hook che voi volete utilizzare, la seconda invece è la funzione che dovrà essere invocata. Una cosa importante a sapere di Hook è che una volta che ve lo dichiarate in questo modo, come vedete adesso a schermo, verrà eseguito per tutte le rotte che state dichiarando all'interno di questo file, senza poter dire a Fastify, ok, eseguilo solo per un certo subset delle rotte. Per farlo, potete sempre ricorrere alla dichiarazione della rotta e aggiungere una nuova chiave, on request o pre-serialization, pre-parsing, insomma, tutti i vari hook supportati, e scrivere direttamente in place la funzione.
Request può essere anche tra l'altro un array di funzioni, funziona allo stesso identico modo. Il prossimo argomento è sono i decorators. Decorators è il modo che Fastify offre per potenziare il framework. Perché dico potenziare? Perché Fastify di default, almeno a noi piace definirlo, un framework molto minimal. Vi dà il minimo indispensabile che vi serve per funzionare, ma diverse altre feature potreste aver bisogno di funzionalità aggiuntive. Non so, connettori al database, gestire i cookie, you name it, quello che volete. Il framework di default non lo fa, per una questa precisa scelta di design, che magari ne parliamo più tardi. Quindi come si fa ad aggiungere una nuova funzionalità al framework? Con i decorator. Guardiamo questo caso. Un gran classico che abbiamo una cartellina utils con all'interno alcune utility che utilizziamo nel nostro software. Ad esempio abbiamo una funzione repeat, che con gran fantasia prende una stringa e la ripete tante volte quanto è stato configurato. Poi nel resto della vostra applicazione voi fate import repeat from bla bla bla, import repeat from nuovo path, import repeat from, fate questa cosa lunghissima, dovete ogni volta andare a stare attenti al path che utilizzate e diventa veramente un delirio da gestire. Sì, è vero, potete anche usare tutti i trucchetti di NPM per far referenziare altri moduli, potete chiamare la vostra cartella node modules e cercare di fregare l'algoritmo di node, ma alla fine comunque state facendo degli accrocchi, non è mai una soluzione pulita. Quindi come si risolve questo problema qua in Fastify? Come dicevo, con i decorator. Funziona in questo modo. Voi chiamate fastify.decorate, definite il nome del decorator e poi passate quello che è il decorator, che può essere una funzione, un oggetto, un valore, qualsiasi cosa. Non c'è nessun limite sul cosa può essere un decorator. E più tardi, come ci accedete? Facendo fastify punto il valore che avete passato, quindi punto repeat in questo caso, in qualsiasi punto della vostra applicazione, senza aver più bisogno di usare tutti quei import allucinanti per capire cosa dovete fare. In questo caso cosa stiamo facendo? Abbiamo dichiarato una rotta il cui schema ci dice che guarda questa rotta i parametri, quindi della path, dovrà essere un oggetto che ha una sola proprietà stringa, di tipo string, e il query invece avrà una sola proprietà times, che sarà un number, e che se non è definito il valore di default deve essere 1. Dopodiché la rotta ritorna, fastify.repeat, e quindi ripeterà tante volte con la stringa quante volte è stato configurato il parametro query di times. Proviamo ad eseguirla, e inviamo la richiesta localhost 3000 repeat 2, e non c'è times non è stato configurato, quindi il valore di default è 1, e abbiamo, come ci si potrebbe aspettare, 2. Se inviamo times uguale a 2 abbiamo 2, se invece inviamo times uguale a 3, va scritto 3 come in lettere, ok, che siamo in JavaScript, ma fortunatamente riceviamo un 400, perché Fastify sta validando la richiesta e dice no, guarda, fermi tutti, query string.times deve essere un numero e non una stringa. Di default quello che farebbe comunque Fastify, cerca di fare dietro le quinte, è un typecast in questo caso, quindi ovviamente la stringa, quando il query, quando viene ricevuta, sarebbe una stringa nel path. Fastify cerca di fare un typecast, se non riesce, allora evidentemente non è il tipo che ci stiamo aspettando. Un'altra cosa interessante è che se voi dichiarate, sia nel caso degli hook che delle rotte, la funzione non come una arrow function, ma come una funzione normale, quindi proprio function, il contesto this sarà Fastify stesso. Quindi potrete fare this.repeat e la funzionalità sarà identica a quella di prima. Un'altra cosa interessante che si può fare con gli hook è la seguente. Un problema classico che viene risolto nei nostri backend è autenticare un utente. Quindi abbiamo la nostra funzione che l'autentica, va bene, e poi di questa autenticazione che facciamo? Facciamo il classico request.user uguale risultato dell'autenticazione, quindi avremo il suo user, la sua mail, bla bla bla, tutti i vari dati. Poi all'interno della nostra rotta accederemo a questi dati facendo request.user. Tutto bello, nessun problema, questa cosa funziona perfettamente in Fastify come in qualsiasi altro framework, ma c'è un ma. Il problema di utilizzare questo approccio è che voi state aggiungendo una chiave all'oggetto request ogni volta che c'è una nuova richiesta che vi tocca al vostro server. Il che significa che dietro le quinte, vuoto, l'engine che esegue JavaScript dovrà prendere l'oggetto, aggiungerci una chiave, modificare la catena dei prototipi, fare un sacco di cose molto, molto costose, per poi farvi semplicemente accedere a questo valore. E questa cosa qui causerà una deottimizzazione del vostro codice, che quando il vostro server è sotto stress, vi assicuro, vi farà perdere un certo numero di richieste al secondo. Come si risolve questo problema in Fastify? Abbiamo il decorate request, ma anche decorate reply, che quello che fa non è altro che aggiungere
la chiave che voi state configurando, user in questo caso, al prototipo dell'oggetto request. Quindi ogni volta che l'oggetto request verrà creato, quindi per ogni richiesta, vuoto saprà già che ci dovrà essere una chiave user. E quindi questa chiave user verrà già condivisa con tutte le prossime istanze che hanno create invece di essere aggiunta ogni volta. E questa cosa ottimizzerà in maniera enorme la vostra applicazione. Come vedete, l'unico cambiamento rispetto al codice prima è stato aggiungere fast.decorate request, quindi nemmeno per il valore che fornisce questa funzionalità non è stato nemmeno il cambiamento. Il prossimo argomento è probabilmente l'argomento più importante di Fastify. Abbiamo tutti, soprattutto online, dicono: ah, Fastify sì, è molto performante, è bello, bello, bellissimo. Sì, sono d'accordo, ma, e lì purtroppo abbiamo scelto il nome sbagliato, evidentemente, in realtà la cosa più interessante di Fastify è i plugin. I plugin sono essenzialmente i Lego con cui voi costruite la vostra intera applicazione. Faccio un nuovo disclaimer. Sappiate che utilizzerò la parola plugin e poi tantissimo, fin troppo, quindi portatevela a casa, è così, mi dispiace. Allora, come si aggiunge un plugin a Fastify? Lo importate come fareste con qualsiasi altra libreria e poi chiamate fastify.register dei plugin oppure fastify.register con il dynamic import. Entrambi funzionano. That's it. Questo è come si registra un plugin, non dovete fare nulla di più. Quindi adesso la domanda che potete porvi è: ok, figo, ma che cos'è un plugin? Un plugin non è altro che una funzione, anche in questo caso può essere sia async che con le callback, ma in ogni caso è una funzione asincrona, che riceve due parametri, l'istanza di Fastify, un oggetto di opzioni e la possibile callback in caso vi serva. Cosa potete fare all'interno di un plugin? Quello che volete. Potete dichiarare una rotta, quindi è un modo perfetto per scalare la vostra applicazione sui più file. Potete aggiungere uno hook. Potete aggiungere un decorator, potete registrare un altro plugin a vostra volta. E fin qua, insomma, nulla di miracoloso. Quindi perché ho detto che i plugin sono, a mia opinione, la funzionalità più interessante di Fastify? Perché i plugin sono incapsulati. E il modo migliore per spiegarvelo è farvelo vedere. Quindi, prendiamo questo esempio, abbiamo il nostro file main, poi un file plugin.js e un file other plugin.js. Il secondo e il terzo ovviamente sono dei plugin, il primo è l'istanza principale del nostro framework. Quindi nel main registriamo i due file, nel primo plugin invece aggiungiamo un decorator e nel terzo lo vogliamo utilizzare. Come vedete, qua faccio console log di Fastify repeat ricevo undefined. Perché? Insomma, ho aggiunto il decorator, visto che posso accederci facendo Fastify repeat, cos'è che sta succedendo? Quello che sta succedendo è l'incapsulazione dei plugin di Fastify. Ve lo faccio vedere con un disegnino. Abbiamo il nostro entry point che registra due plugin, uno e due, e poi il plugin 2 registra a sua volta un terzo plugin, tre. Adesso il plugin 2 aggiunge un decorator, la nostra funzione repeat. Voi vorreste utilizzare questo decorator facendo fastify.repeat, ma potrete utilizzarlo, accedere a questo decorator solo all'interno di plugin 2 e tutti i suoi figli, ma mai all'interno del plugin padre o dei plugin fratelli. Questo perché tutti i plugin di default sono incapsulati e vi impediscono di condividere la logica di un plugin al di sopra del punto in cui si trova. Cosa significa? Significa che se voi state scrivendo due plugin, uno aggiunge una funzionalità, uno ne aggiunge un'altra, siete sempre sicuri che non, il, questa logica non venga, scusate la traduzione orrenda, leakata all'interno della vostra applicazione, ma una cosa funziona solo dove voi vi aspettate che funzioni. Quindi è un contratto molto molto chiaro. Ovviamente ci possono essere dei casi dove dite: no, guarda, io ho una funzionalità che dichiaro in plugin 2, ma voglio che sia disponibile anche nel resto del mio albero. Come si fa? Dovete utilizzare un moduletto che si chiama Fastify Plugin. Di nuovo, abbiamo usato la parola plugin troppe volte, però che ci possiamo fare. Come funziona? Importate Fastify Plugin, che è un'altra funzione, e con questa funzione wrappate il vostro codice. Quindi facciamo export default fp qua c'è un typo, myRoute invece di repeat. A questo punto, come vedete, in add plugin, adesso chiamiamo fastify.repeat e avremo effettivamente quello che ci aspettiamo, la nostra funzione. Quindi, tornando all'esempio di prima, una volta che voi utilizzate Fastify Plugin, la funzionalità viene trasportata al padre e di conseguenza anche ai fratelli che si trovano allo stesso livello, ma non al nonno comunque. Altre cose molto divertenti che comunque si possono fare con, diciamo che dietro le quinte sono
otteniamo grazie all'incapsulazione sono queste due che vedete adesso. Mettiamo che voi avete due versioni della vostra API, V1 e V2. Voi fate fast appunto register di V1 e poi passate come un oggetto di opzioni. E la prima chiave è prefix e ci scrivete slash V1. Questo significa che tutte le rotte che sono state dichiarate all'interno di routes V1 inizieranno per slash V1 in automatico. Questa funzionalità esiste con un'API diversa anche in Express, ad esempio. Voi potete innestare più router e ottenete lo stesso risultato. Quindi anche qua di nuovo potrete dire sì, comodo aver solo lì, ma non grido il miracolo. In realtà dovreste, e dovreste perché? Perché Express purtroppo fa una cosa non particolarmente smart per motivi storici e poi non si è potuto più cambiarla per un'altra serie di motivi, che crea la concatenazione dell'intero parte della rotta viene fatta a runtime per ogni richiesta, che significa, come potete immaginare, che ogni richiesta state buttando via una montagna di tempo per capire dove la vostra richiesta deve andare a finire. Un'altra cosa che, mentre Fastify, ovviamente, questa cosa qui lo davo per scontato, ma non lo è, viene fatta una volta che avviate l'applicazione, una sola volta. Quindi vengono concatenati tutti i path e poi caricati nel router. Un'altra funzionalità molto divertente è il log level. Una cosa che voi potete fare qual è? Diciamo che le rotte versione 1 sono stabili, sapete, funzionano bene, ma non c'è nessun problema. Quindi diciamo che log level error. Invece che una rotta V2, anche qui prefisso V2, sappiamo che sono molto più instabili, ci stiamo ancora lavorando, quindi vediamo che il log level sia debug. Il meccanismo di encapsulazione fa in modo che voi, con un solo logger, senza dover istanziarne due, tre, uno per ogni plugin essenzialmente, potete scegliere che livello di log level avrà all'interno di quel plugin, che è una funzionalità, a mio giudizio almeno, estremamente utile, interessante e soprattutto che ha un impatto praticamente zero nelle performance del framework. E siccome parlavo di logging, l'ultima funzionalità di cui bisogna assolutamente parlare di Fastify è che ha un logging framework direttamente integrato nel framework stesso, perché noi pensiamo che il logging sia una cosa estremamente importante, su cui spesso non ci si pensa o si sorvola per vari motivi, e se magari si finisce a utilizzare un logging framework non praticamente performante, ancora peggio se si utilizza console log, che è cose di questo tipo. Fastify di default shippa Pino, che è uno dei logger più performanti che esistono su Node, che tra l'altro è mantenuto da parte del team di Fastify. E come si abilita? È molto semplice. Passate l'oggetto al costruttore di Fastify, logger true. È già che è fatto. Ovviamente potete passare un milione di configurazioni in più, ma già logger true, e poi accedendovi facendo request.log.info o tutti i vari altri metodi, il risultato sarà che voi avrete un meraviglioso new line delimited JSON, già operativo e funzionante, e che di default, a meno che voi non lo configurate diversamente, già configura più o meno tutto quello che a voi interessa sapere di una richiesta. Quindi mettiamo adesso un attimino tutto assieme quello che abbiamo visto per farci un'idea di che cos'è quindi Fastify. Fastify è questa scatola che essenzialmente funziona da colla su tutti questi moduli e librerie che abbiamo scritto, che tra l'altro sono tutte disponibili open source separate dalla codebase di Fastify. Quindi se volete farvi i vostri framework, insomma, divertitevi pure, cioè, è un'esperienza molto divertente che consiglio. Voi non mettete in produzione però. Qua abbiamo quindi FamAway, che è router, AJV, che in realtà è l'unico pezzo che non abbiamo scritto noi, che è la libreria che utilizziamo per validare le richieste arrivano, FastJSONstringify, come abbiamo visto, la libreria per serializzare le richieste, Avvio, che è solamente il loader che carica tutti i plugin in memoria e offre una lunga serie di garanzie, quindi l'ordine di caricamento dei plugin non è casuale, è definito nell'ordine in cui lo mettete nel vostro codice, garantisce che tutti i plugin siano stati caricati prima di avviare l'applicazione. Quindi se voi, per esempio, state caricando il connettore a un database, fate un ping al database per vedere se il database è online, se non lo è, tirate eccezione, Fastify non si avvia. E poi abbiamo Pino, che è il nostro logger. Poi i componenti che invece vedete al centro, decorator, hooks e plugin, sono tutto quello che a voi serve per estendere il framework e essenzialmente costruirlo, cucirlo sulle vostre esigenze. Fastify non vi obbliga a utilizzare nessun pattern architetturale preciso, potete fare quello che volete, non cerchiamo di forzare nessuna opinione in merito. Se volete sapere
qual è il, non, quello che, lo stil, il pattern, diciamo, che a noi piace di più, lo potete vedere utilizzando Fastify CLI, che è il, come dice, suggerisce il nome, la CLI per il framework, che creerà, quando create un nuovo progetto, creerà una folder structure, come la vedete adesso a schermo. Quindi abbiamo App.js, che è l'entry point della nostra applicazione, il package JSON, una cartellina plugin, con tutti i vostri plugin, quindi, ad esempio, la gestione dell'autenticazione, connessione ai database, vari utility e via dicendo, una cartellina rotte che contiene tutte le vostre rotte, la vostra business logic, e infine una cartellina test che rappresenta quasi uno a uno la vostra applicazione allo stesso modo. Quindi avremo l'helper, che è l'entry point, i plugin e le rotte. Quindi, messa di nuovo sotto il punto di vista grafico, l'applicazione avrà questa forma. Abbiamo App.js che registra l'intero contenuto dei plugins e poi l'intero contenuto di routes, e tutti i file all'interno di plugins utilizzeranno Fastify plugin. In questo modo, tutte le funzionalità che voi state esponendo all'interno della cartellina plugins saranno accessibili anche all'interno di routes e App.js, ovviamente, ma non nel livello superiore. Quindi, se c'è qualcuno che registra a sua volta App.js, non vedrà tutte queste funzionalità. Perché vi dico questo? Perché immaginiamo che lavorate in un'azienda, avete un team abbastanza grande, diciamo tre team che lavorano su tre funzionalità diverse, A, B e C, e questi team, sì, lavorano sulla stessa codebase, ma non è che si parlano tanto, perché uno magari segue il billing, uno segue la dashboard, e un altro segue qualcos'altro ancora. Come si risolve questo problema con questo tipo di architettura? Voi avete le vostre tre applicazioni, quindi generate tre applicazioni con Fastify CLI, A, B e C, e poi queste tre applicazioni sono registrate da una quarta più grande, App.js, che le registra tutte e tre. Il risultato sarà che tutto il lavoro che fa il team A funzionerà solo all'interno della sottoapplicazione A, stesso vale per B e C. In questo modo non rischierete mai il rischio che ci siano delle dipendenze incrociate fra i progetti, perché Fastify lo impedisce con il meccanismo di incapsulazione. Se avete bisogno di avere dipendenze su tutti e tre i progetti, allora creerete una cartellina plugin top level che tutti quanti ereditano essenzialmente. Altra side effect molto carino di questa architettura qual è? Un giorno avete centinaia di migliaia di richieste, la vostra applicazione ha un super successo, volete cambiare architettura da monolitone a microservizi, il costo per farlo qui è praticamente zero. Separate le tre applicazioni, fate tre deploy indipendenti e siete pronti, perché il codice Fastify vi impedisce di scrivere codice che vi sporca lo stato globale della vostra applicazione, almeno che voi non lo state facendo in maniera, lo state dichiarando a monte. Un'ultima cosa che volevo dirvi è una domanda che abbiamo ricevuto spesso negli anni, i primi anni soprattutto di Fastify, è stata: ah sì, ci piace, ma io sto utilizzando Express e nessuno mi giustificherà il costo di cambiare il framework, perché obiettivamente comporta un grosso refactoring. Come risolviamo questo problema? Abbiamo creato l'anno scorso un plugin che si chiama Fastify Express, che risolve specificamente questo problema. Funziona in questo modo. Voi avete il vostro entry point che registra la vostra applicazione da un lato, in questo caso a sinistra, mentre a destra registra la vostra, tramite Fastify Express, l'intera applicazione Express. Quindi voi, quando avviate il server Fastify, lui ascolterà sulla porta, mettiamo 3000, e l'algoritmo di routing deciderà a chi far rispondere alle richieste, sia Fastify o Express. Ma c'è comunque un solo HTTP server che funziona, quello di Fastify. Poi il Fastify Express provvederà a ingettare le richieste all'interno di Express. In questo modo voi avrete la vostra applicazione che funziona esattamente come prima, senza nessuna differenza. Potete scrivere tutte le nuove feature all'interno del sistema di Fastify e nel tempo migrare, questo qua è il nostro suggerimento, perché mantenere questo storico qua all'infinito funziona, ma insomma tanto valeva tenere Express. E il nostro suggerimento è di migrare un po' alla volta i vari piccoli componenti di Express nel sistema che abbiamo appena visto di Fastify. Allora, adesso sarebbe il momento della demo, però sono le 8:10, la demo porta via almeno 20 minuti, per cui diciamo che per ora ve la risparmio, ma non vi preoccupate, online, ve la linko, ve la faccio vedere in maniera sincrona. Se tutto quello che avete visto vi è piaciuto, volete iniziare, vi consiglio di andare su fastify.io/docs, dove trovate tutta la documentazione del framework. Dopodiché, uno dei punti di forza di Express è il fatto che ci siano una montagna di middleware e codice già scritto, che effettivamente è vero, è il motivo principale per cui la gente usa Express. E noi per
aiutare gli utenti a non reinventare la ruota, abbiamo deciso di creare una pagina ecosystem all'interno della nostra documentazione, dove all'interno ci sono tutti i plugin esterni a core che noi manteniamo, quindi ad esempio la gestione dei cookie, connessioni al database e chi più ne ha più ne metta, più quelli scritti dalla community. La differenza è che voi, invece di la vostra esperienza d'uso non sarà cercare su Google qual è il middleware per fare qualcosa che qualcuno l'ha scritto e magari non è nemmeno più mantenuto a chissà quanto tempo. Tutto ciò che va a finire in questa pagina ecosystem l'abbiamo verificato, abbiamo fatto una review, abbiamo inviato i nostri suggerimenti, in maniera che sicuramente i plugin che sono in questa pagina hanno documentazione, hanno test, rispettano le best practice di Fastify e via dicendo. Poi magari qualcuno è stato abbandonato, è difficile controllarli tutti, anche perché ovviamente ce ne sono più di 150, credo. Però comunque, quantomeno la prima volta che sono entrati, rispettavano degli standard che noi abbiamo definito, sono anche definiti nella nostra documentazione. Se tutto quello che avete visto, oltretutto, vi è piaciuto e vi andrebbe di contribuire al progetto, siete assolutamente benvenuti. Aprite la pagina fastify.io/contribute e troverete tutte le good first issue per iniziare a lavorare al progetto. Il team di Fastify non sono solo io, siamo più di 10 persone, penso quasi 15 ormai. Cerchiamo di raggiungere tutte le decisioni, prendiamo tutte le decisioni cercando di raggiungere consenso tra tutti. È tutto lead by the community, non c'è nessuna compagnia dietro, cerchiamo di fare tutto nel vero spirito open source, diciamo. Le slide e la demo le trovate invece sul mio GitHub, /github.com/delvedor/fastify101. E detto questo, sono le 8:10, quindi penso di essere stato più o meno nei tempi, per cui vi ringrazio per l'attenzione e spero di vedervi di persona molto molto presto. Grazie. Grazie Thomas, complimenti un attimo per la presentazione. Stavo cercando di raggruppare un po' di domande, poi un po'. C'è stato il termine hook che adesso è su React, è tutta un'altra cosa, no? Use Fastify per chi è di React. No, stavo cercando al volo così com'era il tuo handle, perché così volevo mettere il link delle slide direttamente sul... Come? Ti sento male. Te lo copio un attimo nella nostra Sì, chat, così. l'ho perso al volo. Bene. Ok, perfetto, così chi vuole ha le slide anche sui commenti del YouTube e di Facebook. Come mai che dall'inizio... questa te la riporto così com'è, Andrea chiede curiosità che ha dall'inizio, come mai 101? Il 101 in realtà andrà in inglese che è 101 ed è il modo che diciamo, è un modo di dire in inglese che significa diciamo, partire dalle basi, in pillole che potrebbe tradurre in italiano. Perfetto. No, vabbè, io poi ho tutta una serie di curiosità e di domande che penso ti costringerò a ritornare. A Roma GS solo per il discorso performance, so un po' che con Matteo Collina tutta l'attenzione che mettete sulle performance e dalla parte di sviluppo invece mi interessa sapere come queste performance vengono misurate, tutto l'effort che ci mettete per tenerle sotto controllo. Però sarebbe un altro topic, un altro talk Sarebbe un altro che comunque se volete vederlo come facciamo è comunque tutto open source, tutta l'architettura che usiamo c'è un repository Fastify/benchmark dove testiamo una montagna di cose in più se non ricordo male abbiamo addirittura un passaggio in CI che comunque lancia i test e compara il branch in cui sta lavorando è master per capire se ci sono delle regression utilizziamo vari tool tra cui quello che vi consiglio assolutamente di guardare è Node Clinic, quello aiuta già tantissimo a capire come si sta comportando la vostra applicazione e veramente molto bene. Ma gran parte del lavoro viene fatto al provare, sperimentare sul proprio computer, diciamo, non posso dire bestemmiare, ma un po' No, più facile, diciamo. sì. Sicuramente ecco come
topic se, di una prossima presentazione, il come mantenere determinate performance e come poi è nata un po' la parte dei benchmark e di come vengono mantenuti, può essere sicuramente un altro. Guarda, la risposta sarebbe in realtà velocissima: dire no. Se una cosa fa una feature, magari è bellissima, ma ci dà performance, per dire quella di Kale Sensitive che ci ha inviato nel router, certo, certo. Prima di fare il merge ci abbiamo messo mesi per trovare modo di ottimizzarla. Vuole tempo, un po' di pazienza. Sicuramente. Bene, vabbè, sono le 8:15, direi che possiamo andare a chiudere. Innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità. Come promesso, sicuramente ti rinviteremo sulla parte live se nel prossimo talk, però come torniamo in fisico, sei sicuramente invitato sul palco vero, in presenza, a mangiare il panino con noi. Alessia mi aveva già invitato in passato, io ho detto sì, assolutamente, anche perché a me piace sempre tantissimo venire a Roma, è la prima volta così là, è un anno pandemico, no, cavolo, infatti avevo sentito Marti, no. Sì, ma solo se ci rivediamo poi dal vivo. Assolutamente, questo lo mantengo.